Ciao! Allora, oggi voglio farvi un video con le creazioni dell'ultimo periodo. Quindi inizio subito. Per tutte le info vi dico già, andate giù nell'info box e trovate un post dedicato con tutte le foto e soprattutto tutti i link dove andare a reperire queste cose che adesso vi farò vedere. Quindi iniziamo subito. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è un cappello per bimbi, che è questo qui. Io qui vi lascerò poi dei video, delle foto per farvi vedere, insomma, più o meno. È questa più o meno la sua grandezza. Diciamo che è sui 4-5 anni, più o meno è quella. La misura però può essere fatto per qualsiasi, basta avere appunto sapere l'età del bambino oppure la taglia direttamente, proprio la circonferenza della testa e siamo a posto. Ed è molto carino perché è fatto con questo punto particolare e vi ho messo il video di entrambi i punti. E sicuramente per farlo bisogna prendere due colori contrastanti, io in questo caso ho preso un blu e un azzurro, può anche essere un bianco, un nero, un rosso, vedete voi, però contrastanti perché se no il punto non risalta. Quindi questo è il primo che vi faccio vedere. Dopodiché passo a una sciarpa, invece, che è fatta così. Allora, questa sciarpa, adesso ve la mostro anche così, così potete vedere i punti, è molto semplice da fare, c'è il video, quindi lo trovate già. E io in questo caso ho deciso di alternare, fare le righe nere, poi qui ho un lilla e qui ho un mix di colori, ho un senape, un lilla, un viola. Insomma, un malva, c'è un po' di tutto. Comunque tendenti abbastanza il caldo, a parte un colore. E questa è, ed è abbastanza lunga comunque. Vi lascio tutte le info che trovate. Poi faccio vedere da una sciarpa, passo invece a uno scaldacollo. Allora, questo è uno tra virgolette tra gli ultimi che ho fatto. Allora, cosa posso dirvi? Che qui abbiamo i bottoni, quindi si apre completamente, proprio si può aprire tutto. Se lo tengo chiuso per farvelo vedere un po' in estensione, è un pochino elasticizzato e ha la particolarità di questo punto, quindi ha l'alternanza di maglie basse con questo punto qua, che poi vi andrò a spiegare. Ed è, cioè, grigio, veramente sta veramente con tutto. E quindi questo scaldacollo. Passiamo ora invece a una borsa, accessorio. Allora, questa che è in fettuccia grigia ed è di cotone, quindi è insomma mediamente pesante. E qui davanti vedete c'è un motivo a X, e invece all'interno appunto lascio intravedere la fodera che è bordeaux, sempre di cotone. È bella capiente, come sapete, insomma, faccio borse abbastanza grosse, non sempre, dipende. E qui ha i suoi manici così. Ok, poi cappello, anzi, una combo. Allora, questo è un cappello, un verde oliva, dove qui ho messo dei cuoricini. Surro, panna più che rosa, un panna, insomma, per una persona adulta tranquillamente. E io l'ho abbinata ad una sciarpa, abbinata nel senso che ho abbinato il colore. Questa più che una sciarpa è quasi una stola perché è veramente grossa. Troverete appunto tutte le misure, non preoccupatevi. E tanto per farvi intravedere, questa è la trama. Ed è, insomma, è bella spessa, Ed è anche un pochettino, insomma, elasticizzata, un pochino. Vi dicevo, sia come sciarpa che come stola, perché appunto è abbastanza ampia, però allo stesso tempo è leggerissima, E ha questo motivo zigzag, Diciamo, possiamo dire zigzag. Poi, andando oltre, abbiamo anche qui una combo. Un bracciale, che è questo qui, in cotone marrone e un color arancione rame, un ramato. Si porta, faccio vedere come rimane al polso, rimane così.
molto comodo, leggerissimo. E in abbinata a questo, secondo me, sta molto bene questa collana, che vedete più o meno non ha proprio gli stessi colori, riprende l'arancione, il color rame, però ha un nero, un bordeaux, quell'arancione che vi dicevo, e poi ha un beige, un panna beigeolino, ecco. Secondo me stanno bene. Che dite? Poi, aspettate che tolgo il bracciale. Poi passo al mio simpatico amico Sifulo. Chi è lui? È un portacellulare fatto a forma di gufo. Questo in particolare, vabbè, è rosso, però si può fare in qualsiasi colore. Di questo non trovate assolutamente lo schema. Quindi, se lo volete, dovete ordinarlo e vi basterebbe sapere la taglia o, anzi, il modello del vostro telefono, altrimenti mi mandate direttamente le misure ed è uguale. E questo in particolare è stato fatto su un Samsung S3 Mini, quindi su quello. Così e così. Simpatico, eh? Poi, passiamo proprio alle ultime cose, allora. Ultime cose, allora questi da mostrarvi, sono due ovviamente, adesso vi andrò a spiegare che cosa sono. Sono diciamo delle specie di scaldamuscoli, però anziché prendere tutto il polpaccio prendono solo la parte alta e questa parte qui fuoriesce dagli stivali. Quindi io l'ho fatto di questo rosa antico, appunto sono due ovviamente. Poi, che insomma si abbinano un po' con tutto, anche quello come colore abbastanza vario. Sempre si abbina un po' con tutto, abbiamo questo scaldacollo, che invece è stato fatto con questo punto a diamante, molto particolare. E io ho deciso di farlo beige e marrone, con i bordi marroni. Non è tantissimo elasticizzato, perché il punto tende a tenere la creazione abbastanza rigida. Però allo stesso tempo, appunto, è molto particolare, è molto bello. Ed infine, proprio come ultima, perché proprio l'ho finita ieri, vi faccio vedere questa pochettina. Questa l'ho chiamata Kiss Me Bag, perché qua davanti ha delle labbra rosse. Allora, davanti è tutta bianca e ha questa trama, comunque troverete lo schema. Ha una trama insomma particolare, mentre sul retro è semplice, però fatta rossa in modo tale che davanti la trama del bianco appunto risalti, e poi ho aggiunto questi due bottoni per poterla chiudere. È aperta, vi faccio vedere, rimane quello che, così, quindi è abbastanza capiente. Secondo me è molto varia, cioè può essere usata per il make-up piuttosto che per cose magari piccole che all'interno della borsa vanno un pochino a perdersi. Non è enorme, ma non è neanche piccolissima, ecco, insomma, abbastanza capiente. Ma se uno non dovesse riempirla, cioè può benissimo, insomma, chiuderla a metà per così o per così, ecco, non è quello il problema. E ho finito, anzi, non ho finito, perché ho finito una maglia per me che mi sono fatta, non è quella che ho addosso perché non c'entra niente, ve la farò vedere. Troverete poi invece le foto sul blog, ve la faccio vedere direttamente lì, anche perché qui non riuscirei a farvela vedere bene, invece in foto rende, insomma, con la foto rende bene. Quindi io vi saluto, spero che vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Se ti è piaciuto il video iscriviti e seguimi anche su Facebook, Twitter e lo shop.